magari da qui vado verso, come si chiama? Crei. C'è un paesino molto bello che si chiama Crei. Non mi ricordo. Creil, un paesino di pescatori che si chiama Creil. Poi volevo dire un'altra cosa. Qui in quest'area, che siamo all'ospedale siamo all'ospedale prima di Leven, ok? Tra Carcori e Leven, subito prima di Leven. Non me lo ricordo il nome dell'ospedale, però la cosa interessante, sapete qual è? È che c'è una fabbrica di, credo di whisky o qualcosa del genere, e c'è un profumo di, penso che sia la fabbrica di whisky, c'è un profumo di una distilleria, no? E c'è un profumo di pane, ma è un pane che in Italia non ci abbiamo, che qui lo chiamano Tiger Loaf, quindi fila, loaf, no, fila di pane, tiger, tigri, dove che c'ha una specie di crosticina, non so se la bruciano, ci mettono, non lo so se una spezia, qualcosa, e mi ricordo è lo stesso identico odore, profumo, è buono il profumo di quel pane lì, è interessante. Però dico è strano che c'ha lo stesso profumo, ma non fanno il Tiger Loaf, fanno qualche tipo di whisky, alcol, non lo so. Poi qua c'è un'altra industria, forse è la stessa, che si chiama Diageo, credo che si pronunci così, Diageo, è scritto Diageo, che produce tantissimi whisky anche che consumiamo anche in Italia, non solo whisky, anche rum, il rum quello del capitano che dovrebbe essere un rum non molto. Guardavo un video su YouTube dove lo bevevano e dicevano, no, non guardo video che parlano di rum, lo youtuber per qualche ragione ha detto che beveva quel rum e quell'altro diceva guarda che quel rum lì fa schifo. Sì, insomma, non lo so, comunque producono il Johnny Walker. Johnny, scusate, no, posso correggermi sulla pronuncia perché la L di solito no. Johnny Walker, non sa so che si pronuncia Johnny Walker. Am I right? Penso che la L non. Perché quando dici walk, c'è sempre un po' una diatriba tra walk as camminare e work as lavorare. A volte quando io lo pronuncio queste due parole, la persona che ascolta me lo richiede, ok? Cioè vuole essere sicura che intendo quella cosa lì. Evidentemente ancora non l'ho masterizzato perfettamente. Ma il fatto è che dipende anche con chi parli, perché in Inghilterra magari è pronunciato in un modo, in Scozia è pronunciato in un modo un po' diverso, capito? In America uguale, quindi così, ci sono delle differenze. Detto ciò, mi sono infognato qui a Leven dove c'è sempre traffico, quando invece potevo passare per la campagna, ma vabbè, ce ne sta, tanto siamo io e voi, amici del tubo. Mi raccomando, ricordatevi sempre di commentare, fate tanti commenti perché oltre che mi fa piacere vedere che guardate i miei video, oltre che mi fa piacere tanti commenti, tanti like, tante interazioni boostano, ok? Praticamente agiscono da booster per i video e quindi praticamente magari questo video verrà riproposto in quanto ci sono state tante interazioni, ok? Quindi mettete like, fate vedere che vi è piaciuto. È un video lungo, però spesso può capitare nella vita di una persona che magari, che ne so, uno sta a casa, per qualche motivo uno sta a casa o va in palestra, non sai cosa fare, ti metti su un bel video in cui Sammy Pai de Nu parla a vanvera per un'ora e magari ti fa compagnia. Che cazzo c'è? Ostia, stavo andando con, ma io ero cosciente che l'avevo alzato. Però dopo sono andato lì per abbassarlo e non mi si abbassava, ho pensato, vabbè, deve essere giù. Invece era ancora su. Vabbè.
E niente ragazzi, quindi così. Quindi da domani ragazzi ci avrò, vabbè, tanto mi muoio e sto video non lo vede, a meno che qualcuno non glielo dice. Da domani ci avrò un microfono che ho sempre sognato, e vabbè, lo so, voi vi arrabbierete perché dici, Sami, ma come, ma non dici sempre che devi risparmiare, che devi, lo so, era in sconto, l'ho visto lì, comunque costa molto meno del DJI. Il DJI, che è quello che poi ho venduto, l'avevo pagato tipo più di £300. Questo invece, la versione massima, ok, la versione completa, quindi diciamo che c'ha l'attacco sia per la GoPro, quindi per le camere, sia per il telefono, costa 100, scontato, da 160 a £130, quindi c'ho 130, sono tanti, poi adesso c'ho Brian, mi accuserete, però io spero che mia moglie sto video non lo guarda e voi non glielo dite. Comunque ti dico, vabbè, questo tra voi e me, ok ragazzi? Se siete arrivati fino a questo punto, commentate con una faccina così, eh? C'è state? Tranquillo così, sarebbe bello. Comunque così ragazzi, e poi tra un po' lo voglio ascoltare. Sì, ho messo su un video che parlo molto interessante della propaganda putiniana in Italia, però è solo la prima parte, la seconda parte non l'ho ancora pubblicata perché stamattina stavo cercando, volevo mettere i sottotitoli, volevo far giocarci un po', però dopo mi sono accorto che se faceva tardi e ho detto o faccio l'editing o parto, e allora alla fine sono partito. Quindi per il momento vedete solamente la prima parte del video sui putiniani eccetera eccetera, però quello è molto interessante e ci sono due parti, ripeto, la seconda parte la pubblicherò magari stasera o domani, vediamo, perché poi sto video qui chissà quanto ci mette a caricarsi su YouTube, chissà. Poi sarebbe bello, dicevo, fare un lavoro di editing e quindi magari sostituire la mia voce italiana con la voce in inglese. Sto parlando piano e con una bella cadenza, con una bella pronuncia precisa in italiano, sto cercando, in modo tale che verrà. Questa è la care home di Scooney House, dove ho lavorato, non lo dovrei di mai. Dico solo che l'ho vista, non è che di rivelo chissà quali segreti, che era lì e ci lavoravo con la mia agenzia. Poi un ragazzo proprio ieri mi ha detto, che un ragazzo che io ho conosciuto lì ma con cui lavoro a Cooper, mi ha detto che quell'agenzia, l'ospizio, la care home non la chiama più quell'agenzia, perché ha detto che chiama solamente agenzie super economiche, e sto ragazzo mi ha fatto ridere, diceva proprio slavery, pure slavery, cioè capito, chiama agenzie così economiche che, diceva lui, rasentano la schiavitù, è triste ma è così. Poi agenzie così economiche, poi in realtà chi ci lavora purtroppo sono ragazzi africani, quindi per davvero, ridi ma anche no, perché diciamo, ecco, però vabbè, siamo tutti un po' nella stessa barca, chi più chi meno eccetera eccetera, capito? Comunque c'è un minimo orario, quindi spero che insomma non vadano sotto il minimo orario, che è quello legale, e niente. Detto ciò ragazzi, niente, vedi, questa è una strada che io di solito non, diciamo, questa conduce a un paesino che si chiama Anstruther, dove c'è un altro ospizio dove io mi trovo molto bene, a parte con qualcuno che è un po' particolare, ma non c'ho grandi problemi, non è che c'ho persone con cui ho litigato, niente, cioè diciamo, adesso mi viene in mente una persona che è un po', diciamo, non è molto estroversa, e quindi diciamo mi sento un po' no, ce n'era un'altra un po' stranetta, però vabbè, a parte qualche piccolo episodiuccio così, è un ospizio che mi piace molto.